Allora, siamo col professor Spalgiari, io penso che lo conoscano tutti, tutti i medici che amano la medicina, ma soprattutto che amano la medicina integrata, la grande opportunità che abbiamo di avere una visione a 360 gradi dell'essere umano, non della malattia, ma dell'essere umano. E di questo io penso che tu sia stato uno dei pionieri, soprattutto quando si parla di medicina integrata da un punto di vista biofisico, vero Certo, professore? certo. Beh, devo dire che questo percorso è incominciato, direi, nella notte dei tempi, oserei dire, perché il primo libro di medicina quantistica che è stato scritto, ormai che non si trova più, ha data 30 anni, e quindi è proprio giusto dire che siamo stati dei pionieri, perché vedete, che la medicina sia basata su, direi, delle colonne fondamentali portanti che è la biochimica, nessuno lo mette in dubbio, per carità. Anzi, i progressi della medicina moderna sono ancora dovuti alla parte biochimica. Ma guarda caso, visto che giustamente è stato introdotto il termine medicina integrata, c'è un aspetto che sembrerebbe quasi ignorato dalla facoltà di medicina. Sì, certo, l'esame di fisica si fa in medicina, ma mi domando, si fa il primo anno, poi va nel dimenticatoio, mi domando come si fa a fare fisiologia, che è molta fisica, molta biofisica nella fisiologia, comunque sta di fatto che comunque la fisica e la biofisica non giocano il ruolo che invece compete. Perché? È perché c'è il rovescio della medaglia, quindi è vero la biochimica, ma se non ci fosse la biofisica non si potrebbero dimostrare come avvengono le reazioni biochimiche. Quindi Giorgio, hai ragione, si deve parlare per forza, la medicina moderna si chiama medicina integrata. Secondo te, qual è questo muro, no? Veramente a volte invalicabile che cioè, che non ci permette di trasferire questi concetti, sì, un po' lo sappiamo per formazione, perché manca la formazione, non abbiamo questa formazione all'università, probabilmente non c'è voglia di aprire la mente sotto certi aspetti, ma qual è proprio la vera difficoltà che noi da sempre che facciamo convegni, no, da tanti anni, professore, è questo, a volte dici, ma come mai non riusciamo a essere così capillare, a trasferire questa informazione, a far appassionare a questa grande rivoluzione, basta pensare alla rivoluzione epigenetica, Come da un no? punto di vista Come no? biofisico. Come no? Come no? Beh, devo dire una cosa, che è sempre difficile se una persona è abituata aver studiato come si studia 6 anni, con professori che sono legati a vecchi schemi, per carità, le cui basi sono fondamentali, sì, ma vecchi schemi. Ma vi devo dire che tutti conoscono la risonanza magnetica nucleare, tutti la conoscono. I miei colleghi medici, quando hanno un dubbio, che cosa fanno? Fai la risonanza magnetica nucleare. Ma vedete, le immagini sono veramente meravigliose, molto migliori di quelle che tu puoi avere con la TAC. Ma non ragionano sul fatto di come nasce quelle bellissime immagini, da dove nascono? Perché risonanza magnetica nucleare. E chi l'ha scoperta? Due fisici. E adesso io medico la utilizzo, senza capirne il significato, ma ripeto, risonanza magnetica Anche la nucleare. PET, no? Ma anche la Viene dal PET? Ma CERN, come no? il CERN. Ma vedete, su questi tre termini ormai i medici sono tutti convinti. Però se tu chiedi, scusa, ma spiegami un attimo, risonanza magnetica nucleare, il nucleare non è certo un'esplosione nucleare. Se metto la persona dentro quel tubo e non esplode, vuol dire che è lo studio del comportamento di un nucleo,
E quale nucleo secondo voi? È quello che ce n'è di più. E cosa ce n'è di più? Nel corpo umano c'è l'acqua, H2O. E secondo voi nell'H2O qual è il nucleo predominante? Ce ne sono due e quindi sarà l'idrogeno. Allora il nucleo è l'idrogeno, che è dentro la cellula, è fuori dalla cellula perché è acqua, è dentro i tessuti duri, lo scheletro, è dentro i tessuti molli, il cervello, è dentro i tessuti molli, i muscoli, è dentro il tessuto meraviglioso, il cuore. Allora, vascolare, cerebrale, ortopedico, oh, c'è tutto. E allora cosa fa il radiologo? Nucleare, ve l'ho spiegato. Magnetico, non ci vuole un genio, vuol dire che faccio il campo magnetico, no? Lo dice la parola. Allora il nodo è risonanza è il nodo. E cos'è risonanza? Vuol dire che quando il radiologo fa variare il campo elettromagnetico e voi sentite quel boom, 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 fa variare il campo magnetico. E le cellule che cosa fanno? Ubbidiscono al campo magnetico, risuonano il termine giusto, non è ubbidiscono, è per far capire a voi ubbidiscono, ma il termine scientifico è risuonano. Allora vuol dire che noi siamo circuiti risonanti. Ecco la biofisica, ritorna alla biofisica e guarda caso entra a pieno titolo nella medicina. Quindi noi non stiamo dicendo le cose diverse rispetto alla facoltà di medicina, stiamo però esprimendo un concetto un po' diverso, ma guarda caso parliamo della stessa identica cosa. Anche questo è fondamentale capirlo, anche perché poi noi abbiamo anche molti modi, molti fattori che comunque interferiscono o ruotano intorno a questo tipo di diagnosi. E nello stesso tempo anche questi esami vanno interpretati, perché senza un radiologo che è in grado di interpretare quei dati, no, il medico non sarebbe capace a leggere quell'esame. Certo. Quindi questa interpretazione poi dopo ti permette di decidere i vari interventi farmacologici o chirurgici, no? nei confronti di queste persone. Ora, e questa è la risonanza magnetica. Quando però noi parliamo di medicina quantistica, che è la, mi permetto di dire, professore, la tua passione, ma anche la mia passione, anzi tu l'hai trasmessa a tutti e quindi diciamo che siamo tutti tuoi allievi, ma al di là di questo, riesci a rendere semplici argomenti complessi, perché comunque la fisica sono anche equazioni, non è una cosa semplice. No. Nello stesso tempo, perché quando poi incominci a dire medicina quantistica, energie sottili, c'è questa diffidenza? Qual è il gap che dobbiamo colmare della diffidenza? La domanda è molto pertinente e direi intelligente, perché vedete, la medicina va avanti, vi dicevo, con grandi scoperte, ma queste grandi scoperte sono quasi plafonate. Abbiamo raggiunto il massimo che possiamo esprimere attraverso la biochimica. E a questo punto, quando uno parla di medicina quantistica, il termine forse lo ricorda anche qui, direi che la fisica quantistica è quella che si occupa dell'ultra piccolo, ovvero il comportamento degli atomi. Allora la domanda che uno potrebbe fare, ma nel corpo umano ci sono atomi? E caspita, sì, perché? Guarda un po', l'acqua ad esempio. L'acqua, noi siamo fatti di acqua, il 70% del nostro peso si chiama acqua, H2O. Ma se io vado a contare le molecole,
di acqua presente. Le molecole di acqua pesano poco rispetto alle altre. E sapete quante sono? Il 99%. E allora qui cade tutto. Perché? Perché la medicina quantistica, prendendo dalla fisica quantistica, studia il comportamento dell'ultrapiccolo e noi siamo pieni di ultrapiccolo. Certo, noi diciamo, ci tocchiamo il fegato, ci tocchiamo il pancreas, sentiamo il cuore che batte, il cervello per noi non batte, ma guarda caso batte. Tutto ciò che vive batte. E cosa vuol dire batte? Oscilla. Ma tu senti il fegato che si muove? No. Ma senti il pancreas che si muove? No. Perché? Perché non lo senti? Forse guarda, sento il cuore. Eh sì, metto la mano sul mio torace a sinistra e sento che si espande il mio torace. Il cuore vibra. E gli altri? Ma hai detto che vibrano. E perché non li sento? Ma perché vibrano? Con una frequenza talmente bassa che io non lo sento, appartiene al mio corpo, è una vibrazione continua, ma non la percepisco, come molte cose che non percepisco. E allora voi capite bene che quello che ho tentato di raccontarvi e che rappresenta la novità è la parte biofisica, è la parte della medicina quantistica, perché badate bene cosa vi dico. E ricordatevelo, perché questo rimane nella storia, il futuro della medicina si chiama medicina quantistica, che non è in contrasto con la medicina tradizionale. Ecco perché noi continuiamo a dire medicina integrata, perché la medicina è sacrosanta, quella che abbiamo studiato, e adesso introduciamo una nuova conoscenza che ci proviene da una scienza perfetta che si chiama fisica quantistica. Volevo fare altre due ultime riflessioni, prof. Se questo assolutamente ormai è assodato, noi da un certo punto di vista, quando parliamo dei benefici del sole, che è in grado di aumentare la sintesi, per esempio, della vitamina D, Come no? no? Quindi questa è una reazione biofisica nella nostra pelle. Chiaramente. Chiaramente. Quindi dico, com'è possibile, se è vero che questo ci permette, come mai poi dici, vabbè, questo è un dato di fatto, ma non viene messo insieme, non vengono messi insieme i tasselli? Perché sembra Cioè dice, quasi. sì, il sole, correzione biofisica, i fotoni, ti sintetizza, ti aumenta la produzione di vitamina D a livello endogeno. Poi dopo, per le altre cose, la biofisica non esiste più. Ma insomma, ecco, come mai c'è questo... Allora, i nostri trattati di medicina sono pieni di queste cose qua, ma forse però nessuno ci pensa e va in profondo. Se uno ha una frattura e la persona è un po' anziana, in modo particolare l'anziana, è che cosa succede? Che non c'è la formazione del callo osseo. E a questo punto che cosa si dice? Cosa dice l'ortopedico? Cosa dice il medico? Beh, facciamo una cosa, facciamogli fare la Marconi terapia. Cos'è la Marconi terapia? È una stufetta elettrica, metto dentro l'arto, oppure facciamo la röntgenterapia. Caspita, la röntgenterapia sono esattamente frequenze molto superiori a quelle della Marconi terapia. Oppure fai la laser terapia, toh! Allora, ma cos'è con tutta sta roba? Vuol dire allora che i medici sanno che c'è una interazione, non l'approfondiscono, non riescono magari a approfondirla perché non hanno voglia, perché non hanno tempo, perché in effetti il loro sapere è legato alle formule biochimiche. Ma guarda caso, l'interazione delle energie ha fatto il sole, giusto? E io ho fatto la Marconi, giusto? Ho fatto la Röntgen, giusto, ma perché? E se vado a energie ancora più grandi, guarda, uno c'ha un tumore, non è operabile. Orco, che peccato, perché la chirurgia potrebbe veramente magari risolvere, in molti casi è risolutiva, non è operabile. E cosa fa il medico? Vai dall'oncologo, e l'oncologo ha due strade, badate bene. O fare
dei farmaci antitumore, cosa che fanno, la chemioterapia, o cosa fanno? Quello che noi chiamiamo, che negli ospedali si fa regolarmente, la terapia radiante. Cosa hai detto? Ascolta bene, terapia radiante. E cos'è la terapia radiante? Ah, ce ne sono di vario tipo. Ci sono radianti da sorgenti radioattive. No, non voglio parlare di queste. Ma guarda caso, radiante potrebbe essere utilizzare delle energie prodotte da generatori di frequenza altissima che vengono collimate su un punto e distruggono il tessuto. Ah, ma allora qui di nuovo la biofisica. Allora c'è un'interazione. Certo che c'è un'interazione, ma quando noi trattiamo singoli problemi e diciamo parliamo di biofisica, un medico dice no, non mi appartiene, è una disciplina che non mi appartiene. Ma abbiamo fatto adesso, in questo momento, in questo colloquio che abbiamo avuto, N esempi che la realtà biofisica è già presente nella medicina. Non c'è bisogno di promuoverla, o non ci sarebbe, meglio, bisogno di promuoverla, perché già nelle cose, vi ho detto, vi ho fatto degli esempi concreti, e questi medici li usano regolarmente. Prof, meraviglioso stare a ascoltare per ore e ore e ore, perché è la passione che traspare è meravigliosa. In questi anni abbiamo anche potuto collaborare alla divulgazione di congressi, seminari, corsi, e insomma diciamo che siamo anche seguiti, no, da molti professionisti che hanno deciso di poi di mettere in pratica, certo, queste cose. Certo. Tra l'altro, tra poco lanceremo la scuola di alta formazione per il secondo anno, e poi questo grande tuo sogno del master, che voglio dire che questo è un sogno grandissimo che incrociamo le dita, che si sta realizzando il tuo sogno di questo master di secondo livello, che è epigenetica e medicina quantistica, cioè una rivoluzione nel mondo della formazione medico-scientifica ad altissimo livello, e so insomma che lo fai con l'Università di Bari, quindi qualcosa di straordinario, no? Grazie, perché tu hai voluto ricordare questo, direi, avvenimento che è veramente epocale, perché badate bene, su questo progetto, così scherzando, noi ci stiamo lavorando da un sacco di anni. È duro scalfire, entrare in università che, come ho detto, sono tradizionaliste, ma è giusto che siano anche tradizionaliste. Ma l'apertura in una scienza come la medicina ci deve essere per forza. Non può essere ottusa la medicina, deve essere aperta. Aperta a cosa? Ad altre conoscenze. Quindi giustamente continuiamo a dire medicina integrata. E allora è un sogno, è proprio un sogno che si avvera. Teniamo le dita incrociate, perché tra poco. Ma guarda, caro Giorgio, che tra poco significherà che facciamo un battage pubblicitario pazzesco. Perché? Perché finalmente stiamo sgretolando dei muri che sembravano essere invalicabili. È l'università pubblica, non è un corso di formazione fatta, con molto valore, perché abbiamo scelto anche nel privato, nei corsi di formazione che sono stati organizzati, delle cose meravigliose, fantastiche, ma qui diamo punteggio di laurea, diamo punti perché sono riconosciuti nel caso di esame. Se io voglio entrare nel pubblico, in un ospedale pubblico, presento i titoli, e sono titoli che devono avere valore legale, il master ha valore legale. Ci saranno degli ECM, gli ECM del pubblico valgono un mare di punti, per cui per 3 anni uno non farà più gli ECM. Allora guardate, in più, e qui ti faccio un piacere, caro Giorgio, perché?
perché le tesi di laurea, per uscire dal master ci sarà la tesi di laurea. La tesi di laurea. Ma su che oggetto? Il corso di master si chiama Medicina Quantistica ed Epigenetica. Epigenetica. Possiamo vedere qualche risultato incredibile sulle ricerche. Oggi le ricerche non si fanno, e se le fai saranno finanziate. Finanziate da chi? Dall'industria privata, che avrà piacere di dire voglio vedere qualcosa. Ma nel caso di una laurea, nel caso di una tesi di laurea, sono io che scelgo? È il consiglio dei professori che sceglie? E quindi potremmo fare ricerca, finalmente ricerca, perché su queste cose molto spesso si dice vabbè, ma non c'è ricerca, non ci sono dati sufficienti, non è ripetibile, quindi non è ripetibile, non è di qui, non è di là, non è di su, non è di giù. Faremo delle tesi. E qual è la mia ambizione, caro Giorgio? Pubblicare le tesi. Meraviglioso. Prof, grazie di cuore. Tutte queste informazioni poi le troveremo anche nel nostro portale, perché certo, le divulgheremo certo, a tutti su certo, sewellbankitalia.it. Ti ringrazio di cuore. Figurati, è stato un piacere. Ebbene, alle prossime. Alle prossime.